Lost 2015 è il momento di uno dei più buoni caffè che io abbia assaggiato nel corso di questa 5 giorni internazionale Host 2015. Siamo allo stand della Caffè Morino SRL e devo dire che, Claudio, complimenti davvero, perché il vostro prodotto cresce anno dopo anno, non solo in termini commerciali attraverso la distribuzione in nuove città, con nuovi bar, con nuovi punti vendita, ma anche qualitativamente, perché, come dicevo prima, il prodotto che ho assaggiato poco fa è strepitoso. Complimenti. Grazie, grazie. So che i tuoi sono complimenti sinceri, quindi sì, li accettiamo. E allora, Claudio, oggi siete qui per rinnovare la vostra proposta commerciale al mercato dell'Horeca, e quindi non solo dei bar, ma anche e soprattutto all'hotellerie, tutto ciò che riguarda la ristorazione, i B&B, con più prodotti dal monoporzionato al prodotto in grani. Come sta andando? La fiera chiaramente è bella, c'è una bella presenza, quindi molti stranieri, quindi questo ci conforta, perché oggi il trend delle esportazioni è in crescita un po' per tutte le torrefazioni, e quindi noi ci sentiamo da questo punto di vista all'avanguardia, perché abbiamo confezioni anche in barattolo da 3 kg, soprattutto per il bar, che non tutte le torrefazioni hanno, e quindi ci permettono di affrontare anche il mercato estero con un prodotto che ha una validità anche più ampia rispetto alla confezione classica, quindi questo ci ha fatto fare dei salti in avanti molto importanti nel mercato estero. Mentre davo uno sguardo, tu eri impegnato con dei clienti e ho visto che nel corso di questi mesi avete presentato dei nuovi prodotti. Noto con piacere il monoporzionato Nespresso, che si aggiunge alla già ampia gamma dedicata al monoporzionato, e questo naturalmente accresce le possibilità di offerta a un pubblico non solo di tipo professionale, ma anche e soprattutto domestico. Sì, vabbè, diciamo che in Italia sicuramente il monoporzionato è sempre visto come un prodotto da ufficio, o in questo caso anche di casalingo, però all'estero c'è proprio questa cultura portata anche dai grossi brand nazionali, non, che praticamente questo prodotto viene utilizzato anche come espresso, quindi da questo punto di vista siamo abbiamo aggiornato un po' le nostre linee di produzione, soprattutto in paesi tipo Stati Uniti, Cina stessa, c'è una diffusione di questo prodotto monoporzionato che viene inteso come espresso, e quindi abbiamo perfezionato quello che sono le nostre linee e quindi abbiamo ampliato la nostra produzione. Claudio, in quanti paesi del mondo siete presenti? Il numero a mente così. Fai la conta, il pallottoliere, prendi il pallottoliere. No, diciamo che in Europa lavoriamo con i maggiori paesi occidentali, e in Grecia lavoriamo tantissimo e anche altri paesi anche dell'est europeo. E ci stiamo affrontando anche fuori dell'extra europeo, gli Stati Uniti, già lavoriamo da parecchio e stiamo incrementando sempre di più, e oggi abbiamo poi aperto nuovi mercati, appunto alla Cina, dove abbiamo fatto una fiera proprio con grazie anche a Venditalia, fu organizzata 3 anni fa, e quindi da lì abbiamo cominciato ad avere dei collaboratori, diciamo dei rivenditori lì in zona, Singapore, in Australia, fra poco inizieremo in Corea, quindi ci siamo aperti anche a paesi che sono fuori dal mercato europeo, qualcosa anche in Africa, e quindi diciamo Nord Africa chiaramente, e quindi da questo punto di vista ci stiamo allargando anche fuori dal paese europeo. Il mondo è enorme, quindi c'è tanto spazio ancora da conquistare, e quindi non ci poniamo limiti. Claudio, in oltre 40 anni di attività, beh, insomma, la famiglia è cresciuta, tutti voi fratelli avete iniziato a collaborare in azienda e poi avete assunto dei compiti importantissimi, dei ruoli importantissimi. Ma 30 anni fa, quando eri un po' più piccolo, via, e vedevi papà che parlava di caffè, discuteva di caffè, viveva di caffè, tu lo vivevi in prima persona, avresti mai pensato di arrivare poi fino a questo punto 30 anni dopo? Beh, diciamo che 30 anni fa eravamo ragazzini, e quindi sicuramente pensavi ad altre cose. Pensavamo forse ad altre cose, però diciamo che mio padre è stato bravo a inculcarci il caffè come la nostra vita, e quindi gliene saremo grati a vita, appunto, e quindi noi tutti e quattro fratelli siamo un'unica cosa, con lui che ancora ci coadiuva
dall'alto dei suoi 80 anni a far sì che l'azienda cresca. La terza generazione già sta incominciando anche qua in fiera a cominciare a capire un po' il meccanismo, e sembra che vogliono seguire le nostre orme, quindi lo facciamo con passione. Quindi questo è, oltre a chiaramente per un discorso di redditività, ma soprattutto perché con passione ci fa piacere portare il nostro nome in tutto il mondo, e quando vediamo una bandierina anche in un paese lontanissimo da qua e qualcuno ci dice ho visto Moreno in quel paese, per noi è, vale più di altri contratti o altre cose economiche, quindi diciamo così. È una grande soddisfazione, certamente. Sicuramente. Bene, allora Claudio, saluta gli amici di vendingtv.it. Salutiamo alla prossima fiera che sarà al SIGEP di Rimini. Faremo come al solito, lì sarà un po' più mirata ai distributori diciamo e locali diciamo diretti, e quindi gelatai per pasticcere, anche lì, anche l'estero sta prendendo sempre più piede. Poi ci saremo chiaramente al Venditalia prossimo a maggio, e a marzo faremo una fiera ad Atene, saremo all'Expo di Atene. Viaggi anche tu. Esatto, quindi seguiamo sempre di più questo nostro trend di crescita. Ecco, facendo gli ambasciatori del caffè napoletano. Il vero espresso napoletano, il nostro nuovo motto che abbiamo coniato qualche anno fa. Ecco, il vero espresso napoletano, a cui io, perdonatemi, non rinuncio, caro Claudio, e quindi ti invito a, come dire, ad accettare la mia richiesta di far fare un caffè per me e il cameraman, che è insomma un cultore. Oh, va bene, c'è omaggio anche quest'altro, vai. Vabbè, significa che in qualche modo mi sacrificherò. Grazie Claudio, gentilissimo. Amici, grazie mille. Noi continuiamo nel nostro percorso itinerante all'interno di questa Biennale Internazionale Host 2015. Ci fermiamo un attimo per prendere un caffè, ma voi non andate via, perché tra poco torniamo con nuove importantissime novità documentate con microfono e telecamera.